Federico II, Stupor Mundi. Nato a Jesi nel 1194, Federico II di Svevia, il nipote del Barbarossa, è stato imperatore d'Italia, di Germania e del Regno dei Normanni. Era chiamato lo stupore del mondo. Suo nonno, Federico Barbarossa, era un condottiero feroce, lui invece un grande imperatore illuminato. Voleva uno stato laico e indipendente. Promuoveva gli studi, ha fondato l'Università di Napoli, che porta il suo nome, primo ateneo statale del mondo occidentale. Rifondò commerci e città, riformò la scuola medica salernitana, istituì la prima cattedra di anatomia, concesse l'assistenza medica gratuita ai poveri. Federico II di Svevia visse la sua infanzia tra i Bassifondi e l'Angiporto di Palermo, a contatto con gente di ogni condizione sociale, razza e religione. In quell'ambiente cosmopolita imparò la tolleranza e il rispetto delle diversità. Imperatore a 17 anni, Federico fu letterato, statista, condottiero, legislatore. Aveva una mentalità libera e anticipatrice. Voleva abolire ogni differenza tra cristiani, musulmani ed ebrei, tanto che lo chiamarono il musulmano battezzato. In quegli anni tutti volevano andare a massacrare gli infedeli alle crociate e lui invece lavorò per la pace. Il Papa Gregorio IX addirittura lo scomunicò perché si era rifiutato di andare a fare la guerra contro i musulmani. Così Federico fu costretto a partire per l'Oriente. La storia ricorda questo episodio come la crociata degli scomunicati, ma invece che fare la guerra andò in Egitto, si accordò con il sultano ed ebbe per 10 anni la cessione di Gerusalemme e dei luoghi santi. Senza mai combattere, senza spargimento di sangue. Così il Papa Gregorio IX lo scomunicò per la seconda volta perché non voleva ammazzare i musulmani. Ti interrogano sulla scuola siciliana? Tu di che è morta nonna. No, tu di che non è stata una scuola in senso stretto, né un'accademia, ma un movimento culturale. Sì, una corrente filosofico-letteraria che si sviluppa in Sicilia alla corte dell'imperatore Federico II di Svevia. Bene, siamo negli anni tra il 1230 e il 1250. Oh, ricordati, tra il 1230 e il 1250. Ma ricordati pure di dire che i poeti della scuola siciliana, uomini e professionisti di corte, avvocati, notai, funzionari, scrivono in un modo che riflette bene l'ambiente in cui si trovano. La loro poesia è raffinata, aristocratica e laica, non legata cioè a temi religiosi. E non è in latino, ma appunto in volgare siciliano. Il modello di riferimento per i poeti della scuola siciliana è la poesia cavalleresca francese, o meglio provenzale. Un modello che però, stai attento, viene rivisitato e non semplicemente copiato. A caratterizzare la scuola siciliana è la centralità della tematica amorosa, che anticipa il dolce stil novo. E poi l'eleganza, la grande attenzione alla forma, con l'uso di strutture metriche, rigorose e precise. Il caposcuola dei poeti siciliani, Giacomo da Lentini, per esempio, è considerato l'inventore del sonetto, che è uno schema metrico composto da 2 quartine e 2 terzine, a rime alternate, che ha avuto molta fortuna e lunga vita nella nostra letteratura. Poi, altre innovazioni importanti della scuola siciliana sono la canzone e il verso endecasillabo.